cosa ti senti di raccontare, di augurare a chi parteciperà? Ma sono settimane bellissime, sono settimane indimenticabili perché poi ti porti a casa tante cose, ti porti a casa delle amicizie, ti porti a casa dei ricordi e dei momenti, come ti dicevo, che indimenticabili. Io l'ho fatti quando ero piccolo, ma mi ricordo benissimo le amicizie, il fatto di poter stare una settimana anche semplicemente via da casa, ma con dormire fuori, credo che sia un bel momento, e soprattutto quello di divertirsi, di fare quello che più ti piace, ma farlo in un contesto diverso. Non è la classica settimana che vai al campo e ti alleni qualche volta, ma è proprio giornalmente fare tante attività con i tuoi amici. Credo che i ragazzi aspettano questo momento da tanto, e sono anche un po' invidioso, onestamente. L'iniziativa che si integra con il lavoro del settore giovanile è fondamentale per società di questo livello. Sì, il lavoro del settore giovanile negli ultimi anni probabilmente il calcio italiano si è un po', non dico dimenticato, ma l'ha messo un po' in secondo piano. E invece adesso che siamo in un momento di difficoltà, o lo eravamo, ci rendiamo conto quanto è importante. La società del Sassuolo, credo che nel momento in cui è salita in Serie A, ha ampliato questa cosa, ha lavorato tantissimo sul settore giovanile, ne sta trovando i risultati. Credo che sia fondamentale per poter costruire un futuro solido a questa società, per senso di appartenenza, per comunque dare la possibilità alla società di trovare dei giocatori, dei talenti già nel settore giovanile. E credo che sia un serbatoio troppo, ma troppo importante per chiunque. Il Sassuolo Calcio, da questo punto di vista, sta avendo anche di ottimi risultati. Venendo al vostro di futuro, manca un passo, manca l'ultimo passo per avere la permanenza in Serie A anche per la matematica. Sì, assolutamente. Avevamo fatto uno strappo importante la settimana delle tre partite, e probabilmente da una parte è stata una settimana molto, molto importante, dall'altra non dico che ci ha fatto abbassare la guardia, ma sicuramente non siamo andati a Crotone con l'atteggiamento giusto. Siamo stati forse un po' superficiali, un po' leggeri, e abbiamo trovato un ambiente, sapevano cosa volevano loro e come ottenerlo, e abbiamo pagato caro. Abbiamo fatto una bella figura. Sappiamo comunque benissimo che il campionato non è finito, che può succedere di tutto, e la cosa importante è fare una buona settimana con la testa giusta, cercare di affrontare un avversario che in questo momento sta lottando per il piazzamento europeo, quindi una squadra forte, allenata da un allenatore che non ho mai avuto, ma che mi incuriosisce tantissimo, con dei giocatori di valore. Quindi sarà una partita molto complicata, però bisogna essere bravi a, come ti dicevo, a prepararla bene, avere la testa giusta, l'atteggiamento giusto, perché l'abbiamo già dimostrato. Non bisogna inventarsi niente, bisogna essere quelli delle ultime partite, e cercare di portare a casa qualcosa, che vuol dire 3 punti come uno. Quindi bisogna muovere la classifica, questa è la cosa più importante.